Bruxelles, nessuno più ci crede. Polle, Natrocchia, sarà la nuova sede. Strasburgo, Bruxelles, nessuno più ci crede. Polle, Natrocchia, sarà la nuova sede. Avvocato, un attimo, perché per chi non conosce le sue avventure, io devo fare un piccolo riassunto. No, c'è qualcuno che non le conosce. Non le conosce. Allora, mio caro Caparariga, deve sapere che l'avvocato, che è sindaco in pectore di Polle Natrocchia, qui pectore di Polle. pectore di Polle. Ha portato anche, vedete, lo stendardo, la mascotte di Pollena Trocchia. Approfittiamo per salutare tutti gli abitanti di Pollena, tutti i pollenesi, i trocchiesi e i Pollena Trocchiesi. Lui sta, diciamo, perorando questa causa. Vorrebbe spostare la sede del Parlamento Europeo da Strasburgo a Bruxelles a Pollena Trocchia. Perché Pollena Trocchia è uno, sembrano due, ma è uno. Sì, sì, vabbè. Strasburgo, Bruxelles sono lontane. Pollena Trocchia invece è più vicino. Questo sembra, e io ti chiedo, sembra una motivazione. Una grande motivazione. Una grande motivazione. Ti chiedo, chiedo di fare da testimone, di entrare nel mio gruppo, nella nostra lista, nella lista. Sotto a chi trocchia. Facciamo uno spot. Ma che devo fare? Guarda, ti giri, guarda in camera e dici: diventa come me un figlio di trocchia. No! Vai! No! Vai, Stefano! Ma me la vai, Stefano! Ma perché? Diventa anche tu un figlio di trocchia. Devo fare? Vai, fallo squad. Diventa anche tu un figlio di trocchia. Dai! Va bene? Vai, io che mi presto a queste cretinate, venga qua. Ci abbiamo un programma. Allora, mi vuole fortissimo spiegare almeno qual è il programma elettorale? C'è Caprari. Si può avere la cittadinanza onoraria? Lord Caprari sarà il Lord. Lui è Lord davvero. Lord, sarà il Lord di Pollena Trocchia. Certo. Il re, il principe. Diciamo, il principe di Galles. Un cittadino di peso, no? Sì, di peso cittadino lordo. Di peso lordo. peso netto non ne parliamo. Non ne parliamo proprio. No, il programma è semplice. Primo punto del programma. Sentiamo. È essere eletto alle europee. Questa è la prima cosa. Certo. È inutile, è completamente inutile. Certo. Il secondo punto del programma è che io voglio coniare una moneta unica. Una moneta unica? Sì. Per chi la conia? Mio cognato. La fa lui, mio cognato, la fa lui. La fa lui, la mio cognato fa la moneta unica. Che più che una moneta unica, mio diciamo, cognato, è un'unica moneta. Io pensavo di fare una moneta da 10 milioni di euro. Una. Una moneta, è più pratica. E se la perdi? Ma no, tu te la metti in tasca, la perdi. Tu c'hai qua 10 milioni di euro. Un'unica moneta in questo senso? Una, non 10 milioni più di euro. Ma ti rapinano subito. Certo, ci può essere, tu mi dirai, qualche difficoltà. Ma assolutamente, ma le pare che uno va in giro con una moneta da 10 milioni di euro? Casella autostradale, devo pagare euro. Il resto, devono dare. Oppure la macchinetta del caffè, andare a prendere 99.000. Ci sto lavorando, Stefano, ci sto lavorando. Certo. Ma la cosa più importante, il terzo punto del mio programma elettorale, è che io farò delle Olimpiadi, le Polle Natrocchiati. Addirittura? Sì. Cioè lei vuole spostare anche le Olimpiadi? Appena vengo eletto faccio le Polle Natrocchiati. Addirittura? Con lo sport più importante, più diffuso, i Polle Natrocchiati. E qual è la disciplina tipica, diciamo, di Polle Natrocchiati? Faccio non sentire. Lo so. Proprio la disciplina non lo tipica, sai. No? Le bocce. A Polle Natrocchia. Polle Natrocchia, campioni mondiali di bocce. Sì. E gli uomini giocheranno con le bocce nuove. Le donne giocheranno con le bocce rifatte, diciamo. No, ma perché? Ma perché? No, diciamo rifatte nel senso che non saranno nuove, saranno... Ma guardi, qua siamo proprio a dei livelli... Stefano, unitevi anche noi. Unitevi anche noi alla nostra campagna elettorale. Ci abbiamo anche Lord Caprari. No, non è vero. Sì. Però, sindaco, io ci sto. Però, per piacere, niente bocce rifatte. Niente bocce rifatte, tutte bocce fritte. A bocce ferme ne ragioniamo, va bene? A bocce ferme. Io già sto preparando il monumento al Lord. Addirittura? Sì, Strasburgo, Bruxelles, il popolo ci crede. Polle, Natrocchia, sarà la nuova sede. Strasburgo, Bruxelles, il popolo ci crede. Polle, Natrocchia, sarà la nuova sede. Vediamo se l'avvocato avrà successo.